ex Tokat, altra società turca, qui va al suo terzo servizio, prova a spingerlo, trova solo il nastro. Milano contrattacca con la pipe di Yuki Ishikawa, gran pipe del giapponese. Bravo, bravo, bravo Ricky Sbertoli a smarcare Ishikawa con questa pipe dietro spostata. E Van Gaber non è riuscito a dare assistenza per la chiusura del muro del centrale. 5-6, Milano adesso in tutte le squadre di Ankara, ha giocato nell'Alkbank, ha giocato anche nello Sport Toto, qui non benissimo, Ronaldo in palleggio, poi ci prova Jean Patry e trova la gran bordata che manda per terra il giocatore dello Zirat, Probiekshi, gran punto. Gran cannonata di oggi, Patry lo vedo molto determinato, molto in palla, sta... penso che fino a adesso ha fatto sempre punto, quindi... 15-16 di nuovo a nuovo, il numero 15 Tosun, sempre il suo flotta, ancora difficile da ricevere, Pesaresi non impeccabile, ancora il Patry in difficoltà, Milano però può rigiocarla, Bada Ishikawa che cerca una palla piazzata e quando non ci riesce la potenza di Patry si va da Ishikawa che è un giocatore di una tecnica sublime, Giorgio. Questo proprio un colpo cercato, bravissimo, bravissimo, troppo avanzato il giocatore in difesa di Ankara, ma lui ha fatto un colpo veramente formidabile. Wouter fermato, vediamo se questa pausa gli avrà fatto perdere il ritmo al servizio, infatti non serve benissimo perché colpisce il nastro e Milano può chiudere con una bordata di Janko Zamernik in primo tempo per provare a darsi la carica, 19-22. Anche Milano con ricezione buona deve cominciare a servire i propri centrali, soprattutto con Zamernik perché prende la palla molto alta ed è quasi punto o di Pesaresi o di Ishikawa. Forte Patry, ci arriva Tanasov, Ekshi a cercare Termat, Pesaresi la difende con un movimento distinto, la tiene viva Patry, Urnaut attacca, Tanasov di nuovo, gran difesa, poi Ekshi a cercare il numero uno che va di pallonetto, la copre Pesaresi, Ishikawa deve alzare per il neo entrato Weber, Luan Weber entra e mette giù il punto che vale il 21-23, Milano ci crede ancora. E bravo, bravo Ishikawa che sta veramente, ha dato dimostrazione di essere un giocatore... un toto giocatore in ogni fondamentale, guarda che palla che ha dato Weber e poi la mano veloce del brasiliano che chiude il punto e costringe Ankara a chiamare il punto agli avversari, quindi una cosa che intanto qui arriva la grande attacco di Termat, difeso alla grande da Milano, poi Patry dalla seconda linea cerca una rigiocata a Milano, vai Ishikawa, un'altra possibilità per la Power Volley dopo l'ennesimo muro di Ankara, ancora una volta il muro di Ankara, ancora una volta il salvataggio di Sbertoli, poi Ishikawa, Yuki Ishikawa, che bella toglie le castagne dal fuoco, Giorgio. Ma che bella diagonale con muro a due di Ishikawa proprio, bravissimo. Qui Ankara si era difesa con le unghie, con i denti, alzando il muro, non facendo passare niente, ma poi il giapponese dopo questo gran salvataggio di Riccardo Sbertoli. Esatto, bravo, bravo Lorenzo a sottolineare il salvataggio di Sbertoli perché non è il pallavolo, non è solo attacco, anzi partite qui riceve Pesaresi proprio il servizio del numero 10 e poi chiude il punto Milano con questo primo tempo 12-5, Milano si tiene col grande vantaggio e deve tenerlo fino alla fine del set. Bravo, bravo Kozabernik a proporsi in primo tempo secondo me gran servizio, eccolo di nuovo il suo flot, Pesaresi riesce a contenerlo, palla in mano ad Aldello, primo tempo perfetto per Matteo Piano, l'avevi detto prima Giorgio. E noi sappiamo che palla entra ad Aldello primo tempo e Piano toglie veramente le castagne bollenti dal fuoco perché si stava facendo un po' grigia questa rotta. Ancora Ekshe, ricevuto da Urnaut, poi Weber, servito benissimo da Aldello, 22-16. E qui non trova sempre tantissimo spazio Luan Weber, però in questo finale di stagione entra nei momenti decisivi e li gioca bene. Tanasov, va il bulgaro, lo riceve bene Pesaresi, poi arriva la pipe di Urnaut che chiude il punto. Tine Urnaut aveva provato a tenerla viva a Termat, poi nessuno dei suoi compagni è riuscito ad alzarla e quindi punto dello sloveno. Punto dello sloveno... quasi diciamo quasi difeso
giovanissimo anche lui, che sta giocando una finale da titolare. Qui arriva il grande primo tempo però di Matteo Piano, che prova a ricucire lo strappo. 9-11. Milano ha bisogno di servizi un pochino più efficaci. Janko Zamernik riceve Van Garderen, Ekshi a cercare ancora Termat, questa volta grande la difesa di Milano che lo ferma, poi arriva Stephen Maher, di potenza Stephen Maher, 4-3, Milano finalmente avanti. Avanti Milano meritatamente con questo break che ridà un pochettino di fiducia in più alla squadra milanese. Eh sì, adesso vanta a servizio proprio Termat, ma forte Termat, Pesaresi quasi abbattuto ma riesce a tenerla viva. Poi Jean Patry attacca contro il muro a tre, palla che non cade per la grande copertura di Bayraktar. Allora Termat attacca contro il muro che lo ferma, Milano può riorganizzarsi, Sbertoli a cercare la pipe di Stephen Maher, l'Allianz chiude il punto, ma che bello scambio, che salvataggio di Bayraktar, bellissimo. Bravo, la palla era uscita però l'hanno toccata in difesa, mi sembra. Sì, l'ha toccata in difesa, il libero. Abbiamo visto l'attacco e Bayraktar prima del ritorno sul Taraflex, poi qui un altro servizio molto velenoso e arriva un altro muro di Milano con Jean Patry questa volta su Bulbul. Grande assistenza di Patry su questa 7, bravissimo, stavolta è riuscito nel suo intento perché guarda come era stretto verso il centro e in questo caso l'alzatore turco dove ma forte olandese, anche lui solo nastro, vediamo come gestisce Milano, Svertoli a cercare Patry, muro a tre in campo, allora Milano può sfruttare la seconda occasione con Maher dalla seconda linea, Stephen Maher è entrato al posto di Urnaut e Giorgio sta facendo bene. Benissimo Maher, Maher ci fa vedere anche un po' di potenza perché oggi Urnaut non era la sua giornata, diciamolo sinceramente. E quindi piazza la subito piuttosto che regalargli il punto. Esatto. Qui, Termata a servizio, ma molto forte. Ma Ishikawa con un movimento repentino riesce a ricevere. Poi Svertoli e Piano si combinano alla perfezione. Ma bellissimi tutti e tre. Ishikawa, Svertoli, Piano. Altra magia di Riccardo Svertoli. Bravo Matteo Piano che si è andato a proporre lo stesso in primo tempo. Così dietro. Ma bravissimo Riccardo Svertoli che gliel'ha data perfetta. E qui te abbiamo incensato Ekshi fino adesso qui. Allora Bulbul al servizio per Ankara, riceve bene Maher, Svertoli però con una mano per Kozamernik e quindi corre con la palla di Maher, era un tantino lunga e invece Svertoli con la solita magia è riuscito a servire Kozamernik. Bravo Svertoli con una mano questa sera, bravissimo, ce ne fate vedere parecchie. E poi Kozamernik dove l'ha piazzata? Molto ben sulla partita, eh. Infatti riceve Atanasovic, cerca subito Termat, gran difesa di Kozamernik, Svertoli a cercare dall'altra parte Patry, Murato out, Jean Patry e allora Milano si porta 11-7 e ci sono gli applausi per questi gesti, anche i tuoi Giorgio, gesto tecnico di Jean Patry ma soprattutto di Ricky Svertoli. Esatto, io stavo applaudendo Svertoli perché ha fatto un'alzata veramente da grande campione. Beh, diciamo bravo. Che si sei fermare al servizio per chiudere il match. Parte il canadese, forte Stephen Maher, trova l'ace, Stephen Maher è entrato per sostituire Urnaut e l'ha fatto nel migliore dei modi. Milano chiude il match 15-9 al quinto set. Qui il saluto tra le due squadre, ma l'Allianz Power Volley Milano sconfigge lo Ziraat Bankas Ankara in gara 1 di questa finale di CEV Challenge Cup con il cambio azzeccatissimo di Roberto Piazza, Stephen Maher, Pertini e Urnaut.